E dopo Nenuco sempre con me. Nenuco lava e pettina e Nenuco dorme con me. Vediamo se indovinate chi c'è qua dentro. Ci sarà Nenuco lava i piatti, Nenuco mangia cipolle, Nenuco merenda, Nenuco gratta il formaggio Nenuco ciocco coccole. Interessante. Nenuco sbrodola con te, Ale. No. Nenuco beve per tre. Che sete che ha Nenuco. E dopo farà anche pipì per tre, però attenzione. È vero. Nenuco scalda muffin. Il mio preferito, sì. Non sarebbe male. E Nenuco cucina da re. Secondo te, Nicolò, chi c'è? Segniamo Nenuco beve per tre. Matti, secondo te c'è Nenuco lava i piatti, mangia cipolle, fa la merenda, gratta formaggio, ciocco coccole, sprodola con te, beve per tre, scalda muffin o cucina da re? A me scalda muffin. Scalda brava, muffin. Anch'io voterei per quello. A me piacerebbe anche ciocco coccole. Molto interessante. E tu, papà? Allora, io sceglierei... Mangia cipolle. Ma no, non è vero, che poi piange, povero Nenuco. Io Nenuco gratta formaggio, perché quando gratto il formaggio adoro poi leccare e mangiare tutte le bricioline che si creano. Tira di scatola! Vai! Apertura tripla! E scopriamo niente. Che Nenuco... No, niente. Come niente! Riapertura tripla, forza! E scopriamo che all'interno c'è... Nenuco merenda! È Nenuco merenda! Possiamo preparare la pappa alla nostra Nenuco. E occhio, vedo un pannolino. Cosa farà Nenuco? La pipì! E anche la... Pipì! E anche la... Pipì! E dopo aver fatto tanta pipì, cosa farà Matti anche? Se mangia frutta e verdura... Cosa farà Matti? La cacca dura! Farà la cacca! C'è la carta igienica per pulire il culetto! È anche vera! Ma io voglio anche il bidet per lavare il culetto! Il culetto! Possiamo usare il tuo lavandino, Matti, cosa dici? Sì. Sì! Ma dove fa la cacca? Lo scopriamo, sai? Prima partiamo dalle ricette. Possiamo fargli anche la pappa proprio, perché funziona il frullatore. Poi gliela diamo e poi scopriamo. Lo apriamo? Sì! Dai! Salvici! Arrivano, ecco Ale! Grazie! Ed ecco uscire la nostra Nenuco, un sacco di accessori. Grazie. Un cucchiaino per dargli la pappa. E un cucchiaino biberon, molto interessante. Qui ci possiamo mettere la pappa. Il ricettario. Il ricettario. Cosa mangerà Nenuco? Adoro il pannolino. Com'è, morbidino? È tutto imbottito. Wow, sì, è imbottitissimo. Vediamo le pappe. Questa con la farina. Questa col cacao. Ricetta numero 3. L'arancia. Il succo. Possiamo dare il succo a Nenuco? Si accende, si spegne. Poi si versa dentro. Ah, c'è proprio l'imbutino dentro il biberon. Si mette prima il pannolino, se no esce tutto. Gli si dà la pappa. Lo possiamo mettere sul water. Mamma, guardalo. Wow. Possiamo anche coccolarlo. Certo. E poi lo puliamo con la carta. È spuntato un tappo per il nostro contenitore, che è anche graduato. Un contenitore per la pappa, è vuoto. Una brocca, anche questa graduata. Un bicchierino che fa da imbuto. E si dovrebbe, prova Nicolò, mettere qua sopra. Si infila lì, fa anche da filtro e si mette la pappa. Pappa che facciamo con... Guarda che carino che è il frullatore, Ale. Questo è il dosatore. Monto il mixer, si attacca così, poi si gira. Poi si sceglie l'elica e si mette. Anche questa si mette con un clip. C'è il tappo, che ha un altro tappo per metterci gli ingredienti all'interno. Sì, come in quello vero. Ma mancava Nenuco. Eccola qua, liberata. Ciao Nenuco. Bene, vedo che siete già all'opera con il pannolino. Bravissimo, il crisscross. Perfetto. Ma c'è anche la retina, notavo, Sì, sì. Per trattenere tutto, come i pannolini veri. Il porta carta igienica, orsetto, è proprio carino. Finita questa, ci possiamo mettere anche la nostra. È vero, si stacca, tic. Nenuco, adesso sì che hai un quintale di carta igienica. Mentre lo chef consulta, andiamo a mettere le batterie per far funzionare il frullatore. Gira, gira, gira. Ce ne vogliono tre AAAA che non erano incluse nella confezione. Ecco qui. Grazie, chiudo. Ha vinto. Nenuco è curiosa, vediamo se funziona. Funziona. Accendiamo, sì! E poi fai il più, Ale? Gira! Gira! No, ma aspettate! Ci sono il più e il meno! Se faccio più... Va così. E se faccio meno? Va più piano. Dai, a due velocità. Sì. Professionale. Che ricetta avete scelto, ragazzi? La zuppa. Allora facciamo la numero 1. 2 ml di farina. Poi ci indica di usare l'acqua calda. Anche il tipo di lama. E che ci metteremo 30 secondi a prepararla. Ecco la farina. La inseriamo qua dentro. Scegliamo la lama giusta. E la inseriamo. Ora 40 ml d'acqua. Vai Matti, versa. Benissimo. Il tappo, altrimenti esce tutto. Vai Matti col tasto più. Il tasto più per 30 secondi. Vai Matti. Ecco che si forma la pappa.
È come un mixer vero. Vediamo, Mati. È pronta? È pronta. Togliamo la brocca, apriamo il tappo e lo versiamo nel suo biberon, utilizzando il filtro che abbiamo visto prima. Guarda come scende. Lo sento che sta scendendo. Funziona. Sembra buono. Togliamo il filtro e mettiamo il cucchiaino. Nenuco in posizione. Ce l'abbiamo il bavaglino, Matti? Sì. Eccolo qua, è quello rosa di Matti. Sì, è il tuo, ecco, di Minnie. Ecco, così non ti sporchi. E ci siamo con la pappa. Guarda. Esce, funziona. E lei sta bevendo. Cioè, sta bello, mangiando la pappa. Bene o male che al bavaglino. Ma che gliel'abbiamo messo. Oh, guarda come scende. Ma che cosa meravigliosa. Si sente anche che entra la pappa. Che me la pipì. Sì, credo che presto scapperà un bisognino. Batti la schienetta, Matti. Brava, il ruttino. Cosa hai visto, Nicolò? Un bisognino. Hai ragione. Apriamo di qua, apriamo di là. Com'è la situazione? È tutta bagnata. Per fortuna abbiamo la carta igienica. Ecco qua, asciughiamo per bene. Brava, Matti. Ale, stai asciugando il pannolino? Sì, è bello pieno di pipì. Ma mi senti? Ah! Avete sentito, ragazzi? Ah! Prova, Matti. Ah! Fa un po' impressione, cioè, è talmente vero. Sì, e dov'è il pannolino? Ah, eccolo. Perché sì, ha anche la retina, quindi... Ale, noi che conosciamo i pannolini, conoscevamo i pannolini, cioè, confermiamo. Rimetto il pannolino. È l'ora del cambietto. Che tenerezza, mi ricordo quando erano piccoli i miei chiamati. Sì, perché anche tu mettevi il pannolino. Quanti pannolini. E anche tu mettevi il pannolino. Anche tu mettevi il pannolino. È vero, anch'io, ragazzi, mettevo il pannolino. Anche la mamma metteva il pannolino, Matti? Sì, 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 anche tu. Ehi, chef Nicolò, che ricetta facciamo? Mix. Cambiamo la lama, che ricordiamo è in plastica totalmente sicura. Nicolò, è pronta la pappa? No. Ho fame, ho fame. Primo ingrediente, un po' di farina. Uno piccolo ma bello pieno di cioccolato. Cioccolato. Nella brocca abbiamo messo 30 ml di acqua. E ora ci mettiamo un po' di succo ace. Basta. Fino ad arrivare a 70. Yes. E tutto nel mixer, via. Mi sembra molto buona. Ma quando è pronta, Nicolò? Subito. A mame. Devo partire? Si parte, vai. Mixa, mixa, mixa. Massima velocità. Brrr, com'è? Marrone. Se è marroncina, sa di catina. Nicolò, è pronto? Sì. Oh, bene. Apriamo il tappo. Profumo? Ti viene voglia di assaggiarlo? Non so se lo assaggerei. Tu, Ale? No. Matti, tu assaggeresti? No. No. Stacchiamo la brocca e andiamo a riempire il biberon. Mentre nel frattempo, Matti, cosa hai preparato? Il latte per domani. Brava. Sfruttando il contenitore con il tappo a disposizione. Come va qua il riempimento? Scende, scende. Andiamo a inserire il cucchiaino. Vai con la pappa. Com'è questa pappa, Nenuco? Buona! Mi sa che avremo grandi risultati là sotto. Già. C'è qualcuno che già sbircia, ma ancora non vedo. Sbircia anche Mati. Ti ricordi, Ale, quando controllavamo se c'era la sorpresa, ragazzi? E spesso c'era. A parte che bastava l'odore, ti dirò. Ok, non continuiamo. La cosa che l'ho fatto per casa. Sì, ecco. Beh, ma ragazzi, bisogna anche togliere il pannolino, imparare a toglierlo. Insomma, ci siamo passati tutti, no? Schiacciando leggermente con le dita, vedete, la pappa fuoriesce leggermente, pian pianino, con sensibilità. Bravo. Togliamo il bavaglino, che non si può vedere. No, direi di no. E andiamo a controllare. Si è fatto la cacchina. Si è fatto la cacchina. Ale, com'è la situazione lì? Non lo so, adesso guarda Niki. Occhio, Nicolò. No, Nenuco, non l'ha ancora fatta. Cerchiamo di stimolarlo un pochino. Proviamo a stimolarlo anche con la pappa di Matilde. Bevendo la mia. Vediamo sta se funziona. Sta facendo? Sì. Sì, 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 sì. Sta arrivando, ragazzi. No, senza pannolino. Ale. Rimettiamo il pannolino. Di corsa. E vediamo se adesso sta producendo. Guardate. Ah, direi che è proprio uscita. C'è del marroncino. Ah. Chi apre adesso? Chi apre? Io. Vai, coraggioso. Vai, coraggioso. Apri. Oh, sì. Eccola, sì. L'ha fatta. Annusa, annusa. Com'è la tua ricetta? Ora ci manca solamente la prova del vasino. Ho un'idea. La camomilla. Ma vuoi addormentarla sul vasino? Ma no. È per farle fare la pipì. Ah, giusto. La camomilla è già là, il giusto. Vado con l'acqua. Perfetto. Mati pesca la camomilla solubile e la mettiamo nel mixer. E si mixa. Che profumino che sento. È pronta? Sì. Grazie, Mati, di questa camomilla. Posso un bacino?
versiamola nel cucchiaino. E confermo ragazzi, è molto gialla. Siamo pronti per il vasino. La pappa e l'enuco, andiamo. Chiediamo in prestito il riduttore a Matilde, eccolo qua. E ci mettiamo la nostra nenuco. Vai con la camomilla. Guarda! Già esce? È gialla! Sì, è gialla! Brava nenuco! Ecco, diciamo che questa posa elastica l'avevo messa solo per vedere, ovviamente. Non fate mai nel vasino la pipì in questa posizione! Se vai più forte ne esce di più. Ma vedi Ale, puliamo la boccuccia, ma non solo quella. Bisogna andare a pulire il culetto! Vai con la carta igienica! Puliamo per bene, anche Niccolò. E adesso tiriamo l'acqua! Vai! Prova pappa, prova cacca e prova pipì, superate! Se avete qualche ricetta da consigliarci, scrivetelo pure qua sotto nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! E scaricate l'app GBR per non perdere le notifiche, per giocare e inviare le vostre fan art. Ciao!